Bentornati a tutti i ragazzi sul canale. Finalmente mi è arrivato e volevo farvi vedere anche a voi questa novità, l'ultimo mio acquisto, diciamo. Era un po' che lo volevo prendere. Si tratta di un mini proiettore. Allora, diciamo che il modello è il C800S, però non essendo brandizzato, varie case gli mettono sul loro brand, quindi lo potete trovare con milioni di marche diverse, ma alla fine il modello è comunque lo stesso, perché c'è anche il C2 e comunque li trovate su Amazon, poi magari ve lo scrivo anche in descrizione. C'è il C2 che è il modello più vecchio, il C800S che è questo qui, che è il modello, l'ultimo, diciamo il più nuovo. Quindi andiamo un attimino a vedere, il proiettore è molto piccolo, da poi farò vedere la differenza con un cellulare. Andiamo ad aprirlo, andiamo a fare l'unboxing. Io in realtà l'ho già fatto perché l'ho impostato, però giusto per farvi capire che cosa troverete all'interno. Allora, andiamolo ad aprire. Come vedete la scatola già si presenta comunque molto molto figa. Vabbè, qui troverete le istruzioni che non sono stato qui a mettervi. Questo è il proiettore, come vedete sta in una mano, ok? In questo caso, nel mio caso, è un Nota, ok? Adesso vi faccio vedere. E comunque il marchio è marchio chiaramente cinese, però ragazzi anche l'iPhone lo fanno in Cina, quindi non stiamo lì troppo a menare camperlaia. Ecco, vedete che comunque è molto piccolo. Quello più piccolo che ho trovato è stato un Pico Pix, che magicamente e molto stranamente lo trovate al MediaWorld, neanche su Amazon, sui 195 euro, che è lo stesso prezzo di questo, ma ha delle qualità completamente diverse. Vedete, io questo è un 5 pollici il mio telefono della Huawei, chiaramente cinese anche questo. Vedete che la differenza non è poi così così grande, è molto simile. La differenza è veramente poca, sia in spessore che in grandezza. Questo il mio telefono è un 5 pollici, quindi potete immaginare un po' la differenza. Le connessioni che abbiamo saranno, allora, tastino dell'accensione, adesso lo metto giusto, tastino dell'accensione HDMI, quindi supporta fino alle risoluzioni dei Blu-ray del 1080, l'uscita per le cuffie o eventualmente sistemi di audio, quindi che sia un amplificatore o che siano le vostre casse o quello che volete, il caricatore, l'USB, dove ci potete collegare sia un hard disk esterno che una qualsiasi chiavetta o quello che volete, e chiaramente la scheda di memoria. Questo è spacciato come 8 giga, però io ho visto che alla fine è un 4 giga. La risoluzione è un 848x480. Pensavo fosse un giocattolino, invece ragazzi devo dire che mi ha soddisfatto veramente. È un 100 lumen, quindi non è proprio luminosissimo, però chiaramente l'obiettivo è quello che è. Ha la sua batteria interna, quindi funziona sia attaccato alla presa di corrente che con la sua batteria, dura circa, carica piena, dura circa un'ora e mezza, teniamo conto un'ora. Ha tutte le connessioni possibili e immaginabili di questo mondo, ovvero AirPlay, Miracast, ha le sue, potete collegarlo in Wi-Fi, ha il Bluetooth. Quindi o potete collegarlo tramite Bluetooth, però attenzione che funziona solamente per l'audio, ok? Quindi se io, per dire, l'ho collegato alle mie casse della Bose in Bluetooth ed è una bomba, cioè è meglio che al cinema, meglio che altri sistemi. Allora, come avete visto nelle altre mie recensioni, io ho un altro proiettore. Questo l'ho preso perché magari me lo porto in giro e con qualsiasi connessione veramente facile con Wi-Fi o con Bluetooth, dipende poi che telefono avete. Si collega velocemente e voi praticamente avrete l'immagine del vostro telefono direttamente a schermo. La luminosità, come vi stavo dicendo prima, non è altissima, ma vi permette anche comunque in un ambiente non troppo luminoso, chiaramente, di vederlo piuttosto bene. È silenzioso, quindi non dovete attendere che si raffredda la lampada più di tanto. La lampada dura dichiarata come 20.000 ore, perciò davanti chiaramente avete l'obiettivo e la regolazione del fuoco in manuale, chiaramente. Poi cos'altro abbiamo?
abbiamo altri due scatolotti, di cui uno all'interno avete il vostro caricatore, un cavo HDMI, beh, chiaramente non è, anzi no, sono quelli anche dorati, quindi una buona qualità. Il suo telecomandino e, come dicevamo, il suo caricatore. E vi danno anche una presa USB, sempre da caricare, da attaccare all'alimentazione. Quindi per alimentarlo questo, o per caricarlo, potete usare anche l'USB, molto comodo e pratico. Altra scatolina dove all'interno troverete il famoso treppiedi. Okay. Non è granché, cioè è un treppiedi plasticoso, però comunque insomma ve lo danno, costano più intorno ai 10 euro. Se volete, che non vi fidate, potete metterlo comunque su un treppiedi più serio o appoggiarlo direttamente al tavolo. Ecco, io non l'ho ancora usato, però. Quindi, cosa dire, ragazzi? Andiamo a provarlo. Come ho detto prima, c'è il PicoPix, che è l'unico che comunque gli fa concorrenza. Ho comunque trovato il PicoPix, è simile, ok, è più piccolo, molto più piccolo, però non ha tutte queste connessioni e soprattutto non ha questi accessori e non ha nemmeno la batteria interna e credo neanche il wifi Bluetooth. Questo stesso modello, poi qualcuno c'ha l'obiettivo di qua, qualcuno di qua, dipende dal modello che scegliete. Comunque questo modello ha vari brand, quindi lo troverete anche con altre marche. Ma ricordatevi che l'ultimo, il modello più recente è il C800S. Quindi, insomma, ragazzi, penso che questo sia altamente superiore. Quindi andiamo a montarlo, che poi basterà solo attaccargli a corrente o adesso, visto che non è molto carico, lo potete accendere direttamente da qua, lo collegate al telefono e siete pronti. Oppure via HDMI a PlayStation, a qualsiasi cosa vogliate. Allora, eccoci tornati e andiamo ad accenderlo. In questo caso vi farà uno schermo non molto grosso. Ho la luce accesa, però è giusto perché volevo farvi vedere il collegamento. Allora lo metto anche un attimino a fuoco perché chiaramente stiamo parlando di ecco, vedete che la regolazione in base io come muovo il proiettore vi fa vi muove il keystone in automatico. Ok, quindi potete regolarlo voi manualmente o comunque anche in automatico. Adesso è uno schermo molto piccolo, dopo vi faccio vedere più grande. Allora andiamo a vedere com'è semplice collegare questo proiettore al telefono. Allora basterà avviare una qualsiasi applicazione di screen mirroring o AirPlay in caso di iPhone, eccetera, eccetera, far partire Wi-Fi display dal menu del proiettore e dal telefono. Io andrò a cercare il mio proiettore e da qua praticamente sono connesso col mio telefono. Logicamente io posso andare nella mia galleria e vedere vari video, foto, tutto quello che volete, ecco. Quindi è come se fosse proprio uno screen mirroring. Essendo wifi si può collegare direttamente al vostro modem e navigare in internet come se fosse un tablet. Chiaramente, anzi, una particolarità di questo proiettore è che potete collegare via USB un mouse, quindi piuttosto che usare il telecomando ci collegate il mouse e diventa un mini PC portatile. Ho disconnesso il mio telefono, quindi vedete che voi potete navigare tranquillamente su Play Store, beh, ci sono le preinstallate. Però è un mini tablet, quindi se voi immaginatevi io col mouse avete tutte queste funzioni, io posso andare su YouTube, in questo momento è collegato con il mio modem. Chiaramente adesso sono giù in taverna, quindi fatica un po' a collegarsi proprio per questione di connessione. Ha le varie impostazioni, allora andiamo un attimino a vedere velocemente, vedete ha il Bluetooth, Wi-Fi, USB. Potete collegare, gestire l'audio, il display, quindi avete due o tre impostazioni di colore. Questa per fare gli screenshot, però vabbè. La memoria, le applicazioni per installare e disinstallare, le sicurezze, lingua, backup, data, insomma, solite cose. Allora, adesso vi spengo un attimino la luce, giusto per farvi vedere com'è il contrasto e i colori a luce spenta. Ecco.
così è a luce spenta. Lo schermo sempre non è molto, molto grande, però come vedete ha un'ottima definizione, ecco, almeno a me non dispiace assolutamente. Ok ragazzi, allora adesso provo a mettervelo, a allontanarvi lo schermo di un bel po', giusto per farvi capire e vedere un attimino com'è a grandi dimensioni. Allora, lasciando perdere il keystone che adesso praticamente non è regolato bene perché l'ho appoggiato proprio così alla bella e buona su un supporto, che okay, quindi non è neanche centrato, vi faccio vedere quant'è la dimensione. Ok, questa è la dimensione che sta comunque facendo, e andiamo a vedere un attimino un video per vedere la qualità dei colori e dell'immagine. Allora andiamo a vedere, sempre partendo da YouTube, vediamo se ci fa vedere qualcosa velocemente, dipende sempre dalla connessione. Chiaramente ragazzi, questo è un Android, in tutto e per tutto un Android. Ok, quindi adesso io sto navigando col mio modem e il proiettore direttamente collegato via wifi. Ecco, dipende anche dalla qualità dei video, però ecco, una cosa che non vi ho detto: ha la sua cassa integrata, quindi vabbè, non è granché, però comunque potete sentirlo anche tramite la sua cassettina integrata. Comunque ragazzi, se non volete vedere troppa differenza di luminosità eccetera eccetera, io vi consiglio di farvi uno schermo da 80 pollici, 60-70, perché comunque è una dimensione, non vi dà l'effetto della poca luminosità. Avendo un'immagine di 80 pollici la risoluzione è molto buona, e nonostante sia un 8x48 mi ha dato più soddisfazione del mio vecchio proiettore che era un 8x6, un 800x600. Probabilmente i pixel sono fatti in una maniera dove non, anche le scritte come vedete qui non sgranano più di tanto, e quindi vi dà la possibilità di mantenere comunque un bel effetto, e i titoli eccetera eccetera o le scritte comunque le vedete bene, e appunto come dicevo prima la poca luminosità la compensate dal fatto che fate un'immagine leggermente più piccola rispetto ai 120 metri, cioè 120 pollici. Chiaramente per avere uno schermo a 120 pollici chiaro, luminoso eccetera eccetera, dovete andare su ben altro tipo di proiettore, che è quello che vi avevo anche recensito l'altra volta. Quindi ragazzi, cosa dire, spero di avervi dato tutto. Se avete domande o qualche curiosità me lo chiedete pure, io ve lo lascerò scritto nella descrizione dove trovarlo, e il prezzo, che comunque io l'ho pagato sui 195 euro. Spero il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto condividete, lasciatemi un bel pollicione in su, un ciao da Bulldozer. E dai!